si muove al rialzo nei confronti del biglietto verde. La BCE, come atteso, ha mantenuto fermi i tassi di interesse e confermato il ritiro completo degli acquisti di asset, noto come quantitative easing, a fine 2018. Il cross euro-dollaro scambia a quota 1,1675 dollari con la prima area di resistenza vista a 1,1706. Il biglietto verde è in vantaggio sullo yen e scambia a 111,43, con un miglioramento verso la prima area di resistenza vista a 111,68. Il Bebook della Federal Reserve ha evidenziato che l'economia americana continua ad espandersi a un passo moderato, ma allo stesso tempo ha lanciato l'allarme sui dazi che, secondo la banca centrale USA, frenano gli investimenti. Sterlina in forte recupero sul biglietto verde. Il board della Bank of England ha votato all'unanimità per lasciare invariati i tassi di interesse allo 0,75% ed il piano di acquisto di asset. Il cable scambia a 1,3085 dollari. Un miglioramento del cross potrebbe aprire al primo livello di resistenza stimato in area 1,3113 dollari. L'euro è in recupero nei confronti dello yen riprendendo il trend fortemente rialzista registrato in agosto. La coppia scambia a 130,11 con la prima area di resistenza vista a 130,49. La BCE, come da attese, ha confermato i tassi a zero e la prospettiva di stop agli acquisti di asset a fine 2018.